Elezioni europee dell'8 e 9 giugno, interlocuzione con Aldo Patriciello, candidato per la Lega nella circoscrizione Sud, 4 mandati al Parlamento europeo e corre appunto per il quinto. Quindi parliamo di una persona di grande esperienza e secondo lei quali sono ora le principali sfide che l'Unione Europea deve affrontare? Il prossimo Parlamento sarà un Parlamento che dovrà governare un po' i temi più importanti della vita, diciamo, dell'istituzione. Sarà uno spartiacque tra passato e futuro. Io credo che tra i grandi temi che dobbiamo affrontare, soprattutto la transizione energetica, che è un tema che impatta molto sul mondo delle aziende, preoccupa il mondo dell'imprenditoria, perché nel 2035 dobbiamo sostituire tutto ciò che è motore diesel e benzina, per cui ci sarà un cambiamento epocale nel mondo dell'industria e dove dobbiamo dire con molta onestà e chiarezza che l'industria europea ed in primis quella italiana non è pronta a questo cambiamento. Dobbiamo capire come fare, se lavorare per far slittare quantomeno di 10 anni in avanti questa scadenza epocale che teniamo, perché credo che dobbiamo immaginare prima il tema del come caricare le batterie. Due, evitare che diventiamo sempre più cinesi dipendenti. Tre, è quello di accompagnare il mondo dell'industria a questa transizione che sarà una grande rivoluzione. Non dobbiamo perdere migliaia o centinaia di migliaia di posti di lavoro, ma dobbiamo cercare di coniugare le esigenze ambientali con questa transizione, diciamo, questo cambiamento radicale sul piano dell'industria che deve in qualche modo accompagnarci per i prossimi anni. E l'Europa, il Parlamento dovrà avere al centro della sua agenda questo tema. Certo, la preoccupazione ambientale è forte, la sentiamo tutti sulla nostra pelle, ma la dobbiamo affrontare con grande chiarezza e determinazione.